pomeriggio, gentili telespettatori, e benvenuti a Prima TG delle 13.30. Mario Draghi ha sciolto la riserva e ha accettato l'incarico di formare un nuovo governo, il terzo della legislatura dopo i due esecutivi guidati da Giuseppe Conte. Draghi, 73 anni, è quindi diventato il Presidente del Consiglio dei Ministri e cessato il giuramento della squadra nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La lista dei ministri è stata letta da Draghi al termine del colloquio con il Capo dello Stato. Dei 23 ministri, 15 sono uomini e 8 sono donne. L'età media è di 54 anni. Tre ministri su 4 vengono da regioni del nord. Nella prima riunione dell'esecutivo Draghi ha fatto un appello ai ministri. Lavoriamo insieme per far ripartire il Paese. Superare l'emergenza sanitaria con un'accelerazione della campagna di vaccinazione e intanto dare fondamenta solide con il recovery plan. L'obiettivo è una ripresa economica che si annuncia lenta. È la missione del governo guidata da Mario Draghi in un momento difficile per il Paese. Giovani, ambiente, vaccini sono altre tre parole chiave per l'ex presidente della Banca Centrale Europea, insieme alla coesione sociale. Ci sono poi da superare, ha osservato nei giorni scorsi il Premier, cinque emergenze: quella sanitaria, quella economica, quella sociale, quella educativa e infine quella culturale. Passiamo poi all'aggiornamento Covid sul territorio nazionale. In tutta Italia la situazione è stabile con un tasso di positività al 4,6%. Sono 13.532 i nuovi malati di Covid nelle ultime 24 ore e 311 invece le vittime. Calano le terapie intensive con meno 33 e i ricoveri con meno 236. Sulla questione virus andiamo ad ascoltare il report settimanale del Presidente dell'Istituto di Sanità. I casi di Covid-19 nel nostro paese rimangono stazionari rispetto alla scorsa settimana, ma l'incidenza rimane elevata, intorno a 270 casi per 100.000, mentre cresce di poco l'RT che si fissa a 0,95. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti di terapia intensiva, siamo intorno al 24%, quindi un po' al di sotto di quella che viene considerata essere la soglia critica. Anche a causa della diffusione delle nuove varianti, la cui prevalenza nel nostro paese è di circa il 18%, è bene mantenere comportamenti prudenti e il divieto di mobilità da una regione all'altra. Questo è il bollettino di oggi dei nuovi casi Covid in Campania, divulgato dall'unità di crisi regionale. I positivi del giorno sono 1.751, di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi. Gli asintomatici sono 1.503 e i sintomatici 97. I tamponi del giorno sono 20.413, di cui 3.674 antigenici. Il totale positivo è di 241.313, di cui 2.903 tramite test antigenici. Il totale dei tamponi è di 2.649.897, di cui 60.172 antigenici. I deceduti sono 18, 13 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di deceduti di 3.999. I guariti sono 981. Dunque si giunge ad un totale di 169.230. Il report dei posti letto su base regionale vede i posti letto di terapia intensiva disponibili con 656, mentre quelli di terapia intensiva occupati 104. Infine i posti letto di degenza disponibili sono 3.160 e quelli di degenza occupati 1.356. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato della situazione contagi delle scuole. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Abbiamo registrato nei giorni scorsi una crescita enorme di contagio nella popolazione scolastica, docenti, non docenti, alunni. L'unità di crisi della Regione ha pubblicato i dati di questo aumento di contagio. Ogni tanto mi capita di leggere qualche comunicato dei cosiddetti no dad. No dad. Uno degli argomenti, anzi l'unico argomento è questo: siccome stiamo in zona gialla e siccome si aprono le attività economiche, non si capisce perché non si devono aprire anche le scuole.
Ribadiamo con molta semplicità che le scuole, quando non si riaprono per motivi semplici, non solo perché c'è una diffusione crescente dei contagi, non solo perché si cerca di prevenire l'esplosione del contagio, perché se dobbiamo aspettare prima che siano contagiati anche i ragazzi, è semplice. È la logica del governo, intervenire quando già il problema si è creato, non prevenirlo. Ma poi si fa fatica a capire che le scuole hanno una caratteristica specifica. Come le hanno i teatri, i cinema, cioè si cerca di evitare gli assembramenti in luoghi chiusi dove rimangono per ore ed ore le persone che sono concentrate nei luoghi chiusi. Quindi non si tratta solo di scuole, si tratta, ripeto, di cinema, di teatri, di supermercati sono un'altra cosa, la presenza dura 10 minuti, stai più o meno in locali grandi. Bene, noi abbiamo fornito tutti i dati, noi, l'unità di crisi, e abbiamo responsabilizzato le amministrazioni comunali. Questo anche per evitare la cattiva abitudine che è cresciuta in queste settimane di nascondersi dietro le ordinanze del Presidente della Regione. Cominciamo ad assumerci ognuno le proprie responsabilità. Poi verificheremo nel corso dei prossimi giorni com'è l'andamento dell'epidemia. Nel frattempo cercheremo di far partire le vaccinazioni per quanto riguarda il personale scolastico. È attiva la piattaforma Scuola Sicura della Regione, quindi attendiamo che i dirigenti scolastici segnalino il personale disponibile a vaccinarsi, perché come sapete la vaccinazione è volontaria. Ad oggi abbiamo avuto 1000 iscrizioni, sollecitiamo i dirigenti scolastici a fornire quanto più rapidamente possibile l'elenco del personale che richiede la vaccinazione. La vaccinazione è l'unico antidoto vero che abbiamo alla esplosione del contagio. Tutto il resto sono mezze misure. Il divieto di mobilità tra le regioni sarà prorogato almeno per qualche altra settimana, grazie ad un nuovo decreto legge che potrebbe approdare nelle prossime ore in un Consiglio dei Ministri creato ad hoc. È infatti arrivato l'ok dal decreto legge per prorogare fino al 25 febbraio il blocco anti-Covid degli spostamenti tra regioni. Oltre alla proroga dello stop alla mobilità, i territori guardano già oltre la scadenza dell'attuale DPCM tra una ventina di giorni. Sul nuovo provvedimento, che porterebbe la firma di Mario Draghi, i governatori chiedono di valutare possibili e graduali riaperture come per cinema, palestre e teatri, con ingressi contingentati. Il limite potrebbe essere protratto al 5 marzo, allineando così tutte le scadenze sulle misure restrittive per l'emergenza Covid. Scattano intanto da oggi i cambi di colore in alcune regioni, con il governo che boccia la richiesta della Liguria di posticiparli di 24 ore per salvare i pranzi di San Valentino. La regione diventa arancione insieme ad Abruzzo, con Chieti e Pescara zone rosse per decisione del governatore, Toscana e la provincia di Trento. In Campania invece Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza sul divieto di feste in luoghi pubblici e privati ed assembramenti legati al carnevale fino a tutta la giornata del 16 febbraio. Prosegue il caos dei vaccini in Italia. AstraZeneca ha infatti presentato un esposto ai NAS dei Carabinieri al fine di denunciare ogni tentativo di assicurare forniture del vaccino anti-Covid al di fuori dei canali governativi e ufficiali e ha prontamente informato di tale esposto le autorità competenti. Lo rende noto l'azienda, sottolineando che nel caso in cui AstraZeneca venisse nuovamente associata ad attività illecite in relazione alla fornitura del vaccino, ci riserveremo di agire legalmente nelle sedi opportune. AstraZeneca poi ribadisce che non vi è attualmente alcuna fornitura, vendita o distribuzione del vaccino al settore privato.
La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di allerta meteo per nevicate, gelo, pioggia forte fino alle 23.59 di domenica 14 febbraio. Le temperature infatti continueranno ad abbassarsi con le minime che scenderanno al di sotto dello zero su tutto il territorio. Questi i fenomeni più significativi previsti. Temperature in ulteriore diminuzione, con valori minimi generalmente al di sotto di 0 gradi centigradi, gelati persistenti a tutte le quote, venti forti settentrionali con raffiche, mare agitato a largo e lungo le coste esposte. La Protezione Civile ricorda alle autorità competenti di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione e ai senza fissa dimora. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi resta in vigore anche l'allerta meteo per precipitazioni con criticità idrogeologica gialla su tutta la fascia costiera della Campania. Centro funzionale e SARA operativa continuano il monitoraggio in 24 ore. Secondo giorno senza vittime del Covid nel Casertano. L'ASL non certifica decessi nel bollettino epidemiologico del 13 febbraio. Aumentano però in termini assoluti i contagi con 207 nuovi casi su 2.215 tamponi processati. 98 casi in più in termini assoluti. L'incidenza percentuale tuttavia è leggermente più bassa rispetto al giorno precedente, 9,3 rispetto al 9,9% di ieri. Questa notte, intorno alle 4, tre squadre di vigili del fuoco del comando di Caserta e precisamente una proveniente dalla sede centrale del comando e due provenienti dai distaccamenti di Aversa e di Teatro, unitamente a due autobotti e al carro autoprotettori, sono intervenute in via Sant'Agata nel comune di Capua, allertata dai cittadini residenti per un incendio di varie auto parcheggiate all'interno del parco. Una volta giunti sul posto, si legge in un comunicato, i pompieri si sono immediatamente messi all'opera spegnendo l'incendio che ha interessato circa 8 autovetture e impedendo che lo stesso si propagasse alle altre automobili parcheggiate vicino, ma soprattutto negli appartamenti posti sopra al parcheggio. Successivamente tutta la zona è stata messa in sicurezza dopo un accurato controllo di tutte le strutture interessate. Sono attualmente in corso le indagini per stabilire la causa dell'incendio. Passiamo ora al calcio. Vittoria sofferta e di grande compattezza del Napoli di Gennaro Gattuso che rialza la testa dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta e batte per 1-0 la Juventus grazie al gol numero 100 in azzurro di Lorenzo Insigne. Soddisfatto Gattuso al termine dei 90 minuti di gioco. Non è mancato il coraggio, nessuna paura e alla fine credo che abbiamo fatto una grande gara. La squadra è con me, altrimenti sarei già andato a casa. Delusione invece per Pirlo, risultato ingiusto, abbiamo creato tanto nella ripresa e gestito bene il possesso nella prima frazione di gioco. Il rigore non l'ho visto, ma i miei calciatori mi hanno detto che di rigori così ce ne dovrebbero essere 3 o 4 a partita. È pronta la Casertana per la gara di oggi pomeriggio alle 17.30 al Pinto contro il Teramo. Sono 23 i convocati, torna Buschiazzo dopo i due turni di squalifica. Indisponibili Castaldo, Ciriello e Bordin. I falchi, risultati tutti negativi ai tamponi effettuati nelle scorse ore, hanno già raggiunto il ritiro. A presentare la gara è mister Federico Guidi. Ascoltiamolo. Importante anche per dare continuità a quelle che sono le nostre prestazioni, perché al di là del secondo tempo con la Ternana, quando abbiamo commesso l'errore di, tra virgolette, smettere di giocare, le prestazioni erano state nell'ultimo periodo molto, molto buone e dobbiamo continuarle a fare perché sono quelle che poi ci hanno portato agli ultimi risultati positivi, alle ultime vittorie. Domani ritorniamo a giocare sul nostro campo contro un avversario difficile, un avversario che sa essere squadra, un avversario che è molto abile nella fase di non possesso, la fa ottimamente, è una delle difese meno battute di tutta la Serie C, non solo del nostro girone, ed è molto abile a rubarti palla e ripartire con individualità che hanno anche grande abilità tecnica, mi riferisco a Ilari, Bombagi, Costa Ferreira, Pinzauti, sicché insomma serve sicuramente una prestazione ottima e soprattutto serve grande concentrazione ed evitare quegli errori che anche in occasione dell'ultimo errore
nell'ultimo gol che abbiamo subito con la Ternana è stato un errore di passaggio e ci siamo esposti a un loro contropiede che poi per la loro bravura ogni errore diventava letale. Quindi questi sono errori che non dobbiamo commettere perché sappiamo che il Teramo è molto abile in questi tipi di situazioni. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buona domenica. Arrivederci.